Davide Sgorlon. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Parlaci della sezione che segui tu e come si svolge quest'anno. Sì, quest'anno la sezione che mi è stata affidata dal Paese Sei Corde, dagli organizzatori del Paese Sei Corde, che si chiama VIA, cioè Volare in Alto, sarebbe una sezione rivolta, diciamo, alle nuove leve, alle nuove promesse della chitarra acustica, perché mi occupo proprio della sezione più prettamente acustica. Si svolgerà, ci saranno due serate di questa sezione e in queste due serate ci saranno quattro artisti che si esibiranno, di cui un duo, quindi alla fine ci saranno cinque artisti che suoneranno in questa rassegna, mini rassegna all'interno della grande rassegna che è il Paese Sei Corde, rassegna lunghissima che ormai si sta facendo conoscere in tutta Italia come una delle rassegne più importanti e più interessanti. Infatti vorrei spendere due parole proprio relativamente proprio alla rassegna in generale e anche alla sezione che curo io, dicendo che è un momento in cui è un miracolo vedere che queste iniziative culturali riescono ancora a vivere, no? E questa è una cosa importantissima, soprattutto rivolgendosi in questo caso nella mia sezione ai giovani, proprio per il fatto che invece si stanno, come dire, si stanno esaurendo tutta una serie di possibilità che fino a qualche anno fa erano più frequenti e più facili da trovare. È rappresentativo e non è un caso che il primo anno in cui ho curato questa sezione, appunto Volare in Alto, tra gli ospiti, tutti bravissimi chitarristi, grandi musicisti che io stimo tantissimo, c'era, faccio un nome per tutti, un chitarrista giovane italiano, un carissimo amico che sta avendo un grande successo mondiale, cioè Luca Sricagnoli, che però ha trovato la fortuna all'estero. Cioè, è emblematica questa cosa. E quest'anno, come se fosse un fil rouge, abbiamo un altro artista italiano che però ha dovuto espatriare, lui vive a Londra, si chiama Luca Fiore Fiorentino, un altro eccellente chitarrista, e quindi è come se fosse un po' un filo conduttore, no? Cioè, perché per riuscire a vivere di musica acustica, in particolare io mi rivolgo al chitarrismo acustico giovanile, perché si debba espatriare, non stare in Italia? Ecco, questa è la domanda che vorrei che venisse un po' fuori, no? Anche il quesito, insomma, non è una bellissima cosa. Per fortuna esistono realtà come il Paese Sei Corde che invece tiene duro nonostante tutte le difficoltà. Ogni anno sappiamo com'è difficile trovare gli sponsor, trovare i fondi. Loro rischiano anche ogni volta, no? Non sapendo se poi saranno in grado di recuperare tutto il denaro che serve per mettere su una rassegna di 25-30 concerti. Insomma, voglio dire, si parla di tanto materiale, oltre l'impegno fisico e umano che loro... Io parlo soprattutto degli organizzatori veri, che sono Lidia Robba e Domenico Brioschi. Ecco, insomma, complimenti. Complimenti. Cioè.